c'è silenzio tra i rami della quercia. Starnige che non sanno. Mille cilindri esplodono benzina. Oscene ma non sanno. L'uso di pietre, l'uso di esercizi che noi diciamo specifici per la cura del chakra, diciamo cura, no? per dare energia a una determinata zona, ma è chiaro che ogni posizione, anche tipo asana, cioè la posizione fisica, facciamo lo yoga, è chiaro che va a incidere sull'energia che interessa tutto il corpo, quindi non è mai una cosa specifica. Ma l'altro chakra, saliamo un pochino più su, è il potere, il power, lo vedete, è all'altezza del manipura, all'altezza dello stomaco. Qui abbiamo, che poi è all'altezza del plesso solare, e come dice il termine solare, ci ricorda un po' lo stesso colore del sole, e infatti questo chakra è colorato di giallo. Tant'è vero che per star meglio si invita pure a indossare abiti più di colore giallo, così come per gli altri, il primo abiti di colore rosso, per il secondo abiti di colore arancione, abito così come i cibi, tipo la carota, arancione, eccetera. In questo caso tutto ciò che è giallo è consigliabile per star meglio. Ma per star meglio perché? Perché la persona che diciamo accusa carenza di energia a livello di chakra del manipura, cioè il chakra del plesso solare, è quello che è ansioso, non ha un equilibrio suo, nervoso, non ha armonia, un'armonia interiore, tende ad avere incubi anche nel sonno, un certo stato di angoscia, affaticamento, stress, problemi intestinali, problemi, dolori di stomaco in modo particolare, e sono problemi legati in modo molto evidente, molto chiaro, con questo chakra, che è il chakra del plesso solare.
chakra del plesso solare è uno dei chakra più importanti, perché è il chakra che governa il nostro stato d'animo generale, e che dovremmo curare già attraverso una semplice, tra virgolette, perché poi non è molto facile, la semplice posizione del cadavere, viene chiamato nello yoga, cioè quello di stare steso a terra e rilassarsi. Non è molto facile. Lo vediamo sin dai bambini, i bambini ai quali ho fatto fare yoga, consiglio questa posizione, riesce a malapena a stare steso, a malapena a stare con le braccia distese, con le mani ferme, vedete che giocano sempre con le dita che si muovono, cominciano a girare di qua e di là, ed è difficile. Cioè praticamente è molto difficile entrare in una situazione di calma, di serenità. Noi ci troviamo più a nostro agio se siamo più incasinati, cioè in una situazione di maggiore agitazione. Per arrivare a raggiungere questa calma, oltre al rilassamento, io propongo sempre, sia per questo char, ma sia anche per gli altri, un'altra tecnica, che è quella della meditazione. Quella della meditazione che ci permette non di rilassarci, ma di ripulire la nostra mente, o a livello di computer, di resettare il computer, ripulirlo completamente. Quando abbiamo pure il telefonino e ci stanno troppi messaggi, rischiamo che il telefonino si intasi e quindi non è più veloce, rallenta il suo funzionamento, si blocca e ogni tanto bisogna spegnere e poi riaccende. Oggi dobbiamo fare questi esempi tecnologici perché ci aiutano meglio a capire noi stessi, visto che siamo diventati ormai meno umani e più tecnologici. Però la realtà è questa, cioè l'esempio più concreto è proprio questo qua, cioè quello di resettare la nostra mente. Come faccio? Lo si fa prendendo l'abitudine a farlo, perché anche là è un'abitudine, cioè sedersi, avere la colonna eretta, chiudere gli occhi, cominciare ad ascoltare il proprio respiro. Uno molte volte dice, ma non lo senti. No, invece solo lo senti, piano piano lo senti. E cominciare anche a recitare, tra virgolette, o a memorizzare, a parlare, diciamo, mentalmente, per recitare i cosiddetti mantra, dei suoni, o qualcuno li chiama anche preghiera, ma dei suoni, uno dei più diffusi che io uso durante le sedute yoga è quello Ang So. Allora, se noi cominciamo a pronunciare queste due sillabe durante la inspirazione e durante la espirazione, io prendo aria, Ang, espiro, So, ad occhi chiusi, eccetera, non è che questo Ang So abbiano una funzione specifica, scientifica o meno. No, io dico molto concretamente, la spicciolata servono a prendere per fesso la mente, perché servono a prendere in giro la mente, perché se la mente è occupata, no? Occupata momentaneamente a pronunciare mentalmente questi due mantra, non ha l'occasione e lo spazio per essere invasa da altre immagini, da pensieri, da rumori e cose del genere. E quindi noi siamo portati a lasciar passare attraverso di noi suoni, rumori, immagini. Ma non è facile. Ci riesci tu? Io ci riesco. Tanto è vero che a scuola stavo tranquillo. Sono stato 37 anni che mi sono divertito a scuola e non ho mai sofferto il casino dei miei alunni. Nel senso che, dico il casino, il frastuono che ad altri colleghi poteva dar fastidio perché bastava una minima parola che immediatamente questi saltavano, no? Perché magari stimolati al massimo, io sinceramente non... Quindi tu non li hai mai sgridati, se gridavano, se facevano casino, tu li facevi casino fino a un certo punto, vabbè, è chiaro, però quello che ad altri giudicavano frastuoni, fastidio e tutta questa roba qua, no, perché poi bisogna anche lasciar manifestare certe cose tipiche all'alunno, no? Ma quello il problema è altro. Vabbè, discorso sarebbe lontano.
Allora, questo controllo delle emozioni, questo chakra importante è proprio questo qui del plesso solare, perché io credo che sia fondamentale. Noi a livello di riflessologia plantare, se voi andate da uno che fa il massaggio sulla pianta del piede, vedete che sotto la pianta, piegando un po' le dita del piede, vedete che qui si crea una fossetta sotto la pianta del piede. Premendo questa fossetta si apporta beneficio proprio al plesso solare. Infatti qua corrisponde, sapete che tutto il piede, no, nelle piante dei piedi, cioè, corrisponde a tutto il corpo, tutto l'organismo, la colonna vertebrale, gli organi, eccetera, eccetera. A questo livello, sotto la pianta, abbiamo questo punto che premuto va a dare beneficio al plesso solare. I cosiddetti testi sacri dicono che premendo insieme alla ispirazione, premendo almeno 80 volte, togliamo il medico di torno. Però andiamo a mettere là, vabbè, questo si dice perché si usa ripetere questa indicazione, perché chiaramente tu a stare 80 volte seduto tranquillamente col piede in mano e con l'altro, col pollice che preme, tranquillamente è uno e due, tre, dopo 80 volte hai raggiunto un tuo ritmo che ti addormenti quasi, questo pollice ma e questo perma, insomma, e praticamente raggiungi questa tranquillità. Quindi questa fossetta che sta proprio al centro del piede, che là in effetti corrisponde al plesso solare. Allora, piegando, sì. Vedete? La telecamera. Interessante, sì. Quindi perciò vedi, ha fatto aprire subito, perché si vede un vasino. Abbiamo il chakra superiore, che è quello lì che corrisponde al cuore. E qui non è difficile capire le carenze che appunto riguardano un problema relativo a questo chakra. Qua dice, invita a chiedersi, mi sento solo, mi riesce difficile allacciare contatti con altre persone, amo profondamente una e al massimo due persone, ho difficoltà a relazionarmi con il partner, quindi vedi che poi si colleghiamo sempre con l'altro discorso pure sessuale, il fatto sempre della relazione con altre persone. Sono inserito pienamente nella società? Vorrei poter donare più amore a me stesso e agli altri? Sono quesiti che ognuno dovrebbe porsi. Soffro poi di disturbi cardiaci o sono tormentato da attacchi di paura, di panico, di asma, attacchi respiratori e così via. Allora, se nel rispondere a tali quesiti, d'accordo, che le risposte vanno a significare che c'è stato qualche problema, allora dobbiamo intervenire su questo chakra, il chakra del cuore. Ma quindi non è il problema, non è, diciamo, il problema, la domanda, diciamo, che mi devo porre, tipo ad esempio sono tormentato, perché dicevi queste domande? No, questo tormento, diciamo, che riguarda un po' l'altro, quello del plesso solare. No, volevo dire, non è appunto, diciamo, questa cattiva relazione con gli altri alla base, per esempio, della causa del mio disturbo cardiaco. No, è il chakra la causa del mio disturbo cardiaco. No, il chakra è la mancanza di energia nel chakra. Il chakra situato a quel livello, cioè all'altezza del cuore. E anche qua non ci attardiamo troppo. Sempre questo centro di energia, certo, insomma, che è in effetti, che poi corrisponde all'organo. Questo qui, per esempio, anche qua, come diceva, prescinde dai tre, a parte i primi tre, il primo rosso, arancione e giallo, per gli altri sono diverse, diciamo, scuole che attribuiscono colori diversi. Prevalentemente, per esempio, lo colorano di verde questo. Infatti qua pure è colorato di verde, quindi diciamo prevalentemente si attribuisce a questo. Molti dice, come intervento su questo per dare attività, energia a questo chakra, in modo particolare anche attraverso il Reiki. Sapete che il Reiki, pure questa è una disciplina particolare che viene attualizzata attraverso delle manipolazioni, dei segni, dei simboli, ma è una cosa molto, molto particolare, non stiamo qua
scendere nei dettagli, ma va seguita attraverso dei corsi precisi, specifici. Oltre ovviamente poi per star bene in questo modo, siamo sempre a livello di esercizi fisici, pietre e così via. Qui abbiamo dalla rosa al gelsomino, al dragoncello, no, sono determinati oli. Le pietre preziose, sai che cosa sono? Pietre preziose, per esempio, smeraldo, topazio, la quarzo rosa, lo spinello verde, no? Lo spinello da fumare, giada. Quindi le possiamo tenere queste pietre, tenerle in mano, no, di passare o, o indossarle. C'è gente che le indossa. Io ho sentito di persone studiosi che da sempre portano la giada, sì, o la giada con l'altra pietra nera. Come si chiama già? La pirite, no? Pirite? No, non credo. No, no, neanche. Una nera comunque. Attenzione. Communication, la comunicazione riguarda ogni pietra l'altro. Poi fa bene a determinare, ti dà una carica, sì. Il quinto chakra, che è colorato di blu, è situato alla gola e ovviamente è quello lì, è il chakra che ci permette di comunicare, infatti la communication, di comunicare, di avere rapporti con gli altri. A livello fisico si sta a curare un po' lo stato di salute della parte cervicale, parte cervicale per quanto riguarda la parte ossea, e poi la ghiandola che abbiamo qui alla gola, la tiroide. Ma anche qua abbiamo una serie di domande. Sono timido? Perché ovviamente vedi che nella comunicazione, nella relazione con gli altri è importante parlare di timidezza. Sono timido? Mi riesce difficile esprimermi a parole mie, cioè dei sentimenti, ed esprimere la mia opinione? Anche se dotato di una certa vena artistica, sono in una crisi creativa? Un artista a volte può pur trovarsi in questa situazione. Scelgo parole sbagliate? Tendo a manipolare gli altri oppure a sfinirli a furia di parlare, eccetera? O magari fisicamente soffro di dolori alla gola, al collo, alle spalle? Le risposte stanno a significare una carenza di energia a questo tipo di chakra. Qui ci sono varie indicazioni su come curare questi chakra, ma è inutile che andiamo tanto ad approfondire, perché ovviamente il discorso, siamo sempre con oli, esercizi, eccetera. Per esempio, fra gli esercizi più importanti è quello che si fa nello yoga, quello del pesce, no? Che permette di stare steso a terra con la gola, con il mento spinto in alto, e quindi con la gola molto distesa, perché appunto alla tiroide viene spinta ad ampliarsi, a distendersi, e quindi ad avere un certo beneficio. E poi il chakra del cosiddetto terzo occhio, della fronte, agina, questo del terzo occhio, dove dice mi sento inutile oppure tormentato da paura. Questo è un po' il chakra che permette una certa introspezione. Viene chiamato terzo occhio perché è quello che ci permette di guardarci dentro. Allora sono tormentato da una serie di paure, non riesco a svolgere i miei pensieri di lavoro, al lavoro, nel rapporto con gli altri. Mi piacerebbe avere maggiore fantasia, soffro spesso di mal di testa, ho problemi di vista e di udito. Io dovrei farmi vedere allora per questo terzo occhio, sia per l'udito sia per la vista, perché no, per i problemi miei. Vabbè. E allora il chakra che è interessato a questa introspezione, cioè l'incapacità di vedersi dentro, perché noi diciamo che siamo spinti, poi da un punto di vista psicologico, spesso noi siamo portati più a giudicare gli altri, guarda quello come sta, guarda quello che ha fatto, doveva fare così, doveva fare colà, eccetera, ma non a vedere se stesso come vediamo gli altri. Quindi abbiamo questa grossa difficoltà a
a vederci dentro di noi, perché è più facile ovviamente giudicare gli altri e individuare gli errori negli altri, non gli errori in se stessi. Oh, e questo qui è l'altro, abbiamo detto, il penultimo, questo della intuizione, della introspezione, e poi abbiamo l'ultimo chakra, Sahasrara, che è situato sulla sommità del capo. Vedete qui? Qui è colorato di viola, ma di solito è bianco, almeno la maggior parte è bianco, perché viene identificato un po' con un fascio di luce che proviene dall'alto, che ci illumina, ma non tanto dall'alto, perché lì c'è questa provvidenza che ci illumina, no? Con la luce divina. È una luce, ovviamente, che è una luce energetica, proviene dall'universo, e che ci permette di fare una doccia di energia. È importante perché? Perché, ecco, pensate alla risposta: ho poca voglia di vivere, poca energia. Pensate quanta gente immagina di impiccarsi, di buttarsi dal terzo, quarto, quinto piano o dal marciapiede giù e di uccidersi. Sono esaurito mentalmente, molte volte però ci sta una certa stanchezza, no? Professori, insegnanti in modo particolare soffrono di questa stanchezza mentale in un certo periodo dell'anno. Stati depressivi, anche qua abbiamo. Intensificare il mio legame con l'universo. Posso cercare di essere più ricettivo da un punto di vista spirituale, o magari da un punto di vista fisico soffro spesso di mal di testa, una certa debolezza immunitaria. E guardate, mal di testa e debolezza sono un po' parenti anche di problemi più gravi. Parliamo di cancro in modo particolare. Oggi una forma di debolezza accentuata, astenia, è spesso nell'80-90% sta a significare che c'è una certa tendenza, purtroppo, a contrarre una malattia di questo tipo. E chi ha avuto questi problemi, o tumore al seno, o tumore all'altra parte, contemporaneamente ha avvertito proprio i dolori di questa debolezza, che non è debolezza come mancanza di forza e di energia, ma è purtroppo una mancanza di stato immunitario, e purtroppo che si è costretti a subire la pesantezza della malattia. Penso che la morte sia la fine di tutto? Mi riesce difficile rilassarmi e meditare? Vedete che sono domande che vengono poste per verificare lo stato mentale, la condizione mentale. E a seconda delle risposte noi andiamo a verificare che c'è veramente bisogno di tanta energia, quindi a livello mentale. Cioè andiamo ad attivare questo chakra, è un chakra fondamentale, quello che poi possiamo attivarlo attraverso il rilassamento, ma attraverso soprattutto, io credo che quello che dicevo prima, e lo ripeto ancora una volta, una delle terapie più efficaci, secondo me, è proprio questo della meditazione. La meditazione ripetuta almeno un paio di volte al giorno, 10 minuti per ognuno, non dico che è la panacea, è il toccasana, ma è senz'altro la strada più efficace per stare meglio, per attivare i vari chakra, per acquisire maggiore energia, soprattutto in relazione a una maggiore armonia interiore e con gli altri. Quindi meditazione, sì. Pronunciando quel mantra di cui parlavi prima, respirazione, quel mantra di... Quando sono ricchi
scriverò.